Coppa Italiana a un punto di non ritorno. Il titolo è spaventoso. Sì, allora il titolo l'abbiamo pensato bene, sapevamo anche noi che era un titolo un po' spaventoso, però in effetti siamo arrivati a un punto dove o si prendono delle decisioni e si va avanti in una direzione, altrimenti si rischia veramente grosso con l'ortofrutta italiana. Che cosa emerge chiaramente? Emerge chiaramente che noi soffriamo di una forte competizione con gli altri importanti paesi produttori europei, che sia perché producono a costi di produzione più bassi, che sia perché hanno comunque un sistema alle spalle che li sostiene, diciamo, nelle iniziative che fanno, quindi anche il discorso dei nuovi mercati. Ci sono paesi che aprono questi nuovi mercati in 2 anni, ma perché l'Italia ce ne deve mettere 10? Perché arriviamo sempre a un punto dove ci blocchiamo per un non nulla e passano altri 3 anni prima che venga sbloccato? Se guardiamo anche l'esportazione di quest'ultimo anno del 2018, l'ortofrutta italiana ha prodotto gli stessi quantitativi dell'anno precedente, uguale, se non ricordo male un più 1% rispetto al 2017. Se andiamo a guardare l'export è diminuito, quindi voglio dire, io un andamento così non me lo ricordo, sono 20 anni che raccolgo dati per questo settore. Quando la produzione aumentava si esportava di più, quando la produzione diminuiva si esportava di meno. Quest'anno c'è stata invece proprio una correlazione inversa tra l'andamento della produzione e l'esportazione. E poi abbiamo il problema dell'embargo russo che non ne parla più nessuno, ma noi lo stiamo ancora, cioè i produttori, chi commercializza ortofrutta lo sta vivendo tutti i giorni. Venendo ai dati, quali sono le colture più in difficoltà per diciamo nell'ultimo periodo, guardando al 2018? Allora, io una coltura che vedo un po' in difficoltà sono sicuramente le pere. Le pere, l'Italia è il primo paese produttore di pere in Europa, però vediamo che c'è un calo produttivo molto importante. I dati di produzione sono scesi da 900.000 tonnellate a 700.000 tonnellate. È chiaro che quando si decide di produrre meno vuol dire che c'è un problema. È chiaro che i problemi che attanagliano le pere sono di tanti tipi, no? Ci sono i costi di produzione elevati, c'è una resa media per ettaro che non si riesce ad aumentare, quindi non garantisce una PLV per l'agricoltore, però trovare nuovi sbocchi di mercati per questo tipo di produzione sarebbe molto molto importante, perché l'export che noi facciamo di pere è solo sul mercato europeo. E qua che troviamo il Belgio e l'Olanda, ma ci sono altri prodotti, anche l'esempio del kiwi, che teoricamente non è ancora in sofferenza, ma perché non stiamo producendo quanto potremmo produrre? Perché l'Italia oggi è in grado di arrivare alle 600.000 tonnellate, ma se arriviamo a quel livello quantitativo con una Grecia che cresce di numeri, una Nuova Zelanda che, anche se è vero che sono paesi dell'emisfero sud, quindi teoricamente dovrebbero commercializzare in maniera complementare rispetto all'Italia, in realtà nelle code, nell'inizio della campagna ci andiamo ad accavallare. Se si verificasse il pieno della produzione in Italia, pieno della produzione in Nuova Zelanda, pieno della produzione in Grecia, bisognerà trovare delle destinazioni per questo kiwi.